Torna come ogni martedì su Rai 3 la copertina di Maurizio Crozza a Ballarò, 17 giugno, ed inizia con il tema del programmato incontro tra Grillo e Renzi. Si tratta di uno scontro all'ultimo sangue, quello tra Grillo e Renzi, dice Crozza, che si chiede: ma come? Grillo per 2 anni ha cacciato i grillini che volevano dialogare col PD ed ora invece vuole allearsi. È come se Berlusconi confessasse di aver timbrato tutte le ragazze ai suoi festini dopo aver fermato al processo Ghedini. Ma Grillo stupisce sempre, dice Crozza. Prima si allea con Farage, poi con Renzi. Beppe è intelligentissimo, solo gli stupidi non cambiano idea. Lui è così intelligente che cambia idea anche durante la stessa frase. Maurizio Crozza passa poi alla legge sulle unioni civili dei gay, che Renzi afferma di rilasciare a settembre prossimo, ma avvisa, se fosse gay, dice Crozza, aspetterei ad ordinare le bomboniere. È più facile convincere Giovanardi a farvi da testimone che aspettare una legge di questo tipo. A seguire il comico accenna a Mineo, definendolo uno sfigato, su cui si è accanito Renzi, cacciato dal PD e cacciato dalla Rai. Se Mineo aprisse una rosticceria, dice Crozza, Renzi abolirebbe anche i polli. In studio vi è anche la Meloni e Crozza la becca con una battuta dicendo: Meloni, lei non si può ritirare dalla politica perché in realtà non l'ha mai fatta. La gente non ha voluto mandarla in Europa perché la vuole qui da noi in TV. Dopo una battuta su Dell'Utri, tornato in Italia, si chiude con il cantiere di Expo 2015. Una delegazione giapponese si è recata a Milano per controllare, ma sono rimasti fermi delle ore nel parcheggio perché un'auto, parcheggiata male, aveva chiuso l'entrata.